Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti. Perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Circolano troppe fake news. Informiamoci da fonti qualificate. Vacciniamoci e per chi lo ha già fatto non dimentichiamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Chiedi al tuo pediatra. Fidati. Grazie alla scienza abbiamo vaccini sicuri ed efficaci. Adesso tocca a noi. Perché senza la salute non si lavora. Non siamo soli in questo universo. Siamo sulla strada giusta. Facciamolo per noi. Stai cercando un articolo da acquistare? Vuoi trovare qualità e convenienza? Vuoi conoscere le attività della tua zona? Vai su gostore.it e scoprirai le migliori vetrine della Locride. Potrai avere i tuoi negozi a portata di mano e scegliere con facilità e comodità. Genera i coupon e vai in negozio. Avrai diritto ad un mondo di sconti. Non perdere l'occasione. GoStore.it, il centro commerciale online della Locride. È un progetto SCOA per la valorizzazione delle attività economiche del territorio. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. Scopri il gusto di vivere fino in fondo i momenti che ami. Buonasera e benvenuto al McDrive. Non siamo insieme anche oggi? Anche a 9000 km di distanza. Scopri il gusto di vivere fino in fondo i momenti che ami. McDonald's Siderno, strada statale 106 presso il centro commerciale La Gru.
E la prima rassegna stampa del 2022, ben ritrovati a tutti, ancora auguri di un sereno e felice anno nuovo, mi auguro che sia iniziato sotto i migliori auspici questo nuovo anno. Tante notizie oggi per aprire questa nuova settimana di informazioni, tutta la regione, naturalmente in Calabria è corsa ai vaccini, la situazione è sempre difficile per la quarta ondata, faremo il punto sulla pandemia, ci occuperemo di territorio, ma soprattutto lunedì anche spazio al calcio, sta per riprendere il campionato, ma soprattutto oggi inizio ufficiale anche del calcio mercato. Questo e tantissimo altro nel corso della nostra edicola digitale firmata Telemia anche per questo nuovo anno 2022. Iniziamo con le prime pagine. In tutta la regione è corsa ai vaccini, lunghe code, qualche falla organizzativa. Covid in Calabria ieri, 793 nuovi casi e 5 decessi. All'Open Vax Day dell'Annunziata di Cosenza, attese fino a 6 ore, ieri c'era un solo medico vaccinatore, nei centri commerciali molti gli assembramenti, mentre i dati giornalieri sui contagi finalmente rallentano. Due notizie nel taglio alto per quanto riguarda il quotidiano edizione di Reggio Calabria, sempre lotta al Covid in primo piano, in arrivo per tutti i lavoratori l'obbligo vaccinale, ecco le misure per la quarta ondata, faremo il punto su queste nuove misure a pagine 2 e 3. A San Ferdinando coro di indignazione dopo l'ennesimo rogo, la CGIL basta con i ghetti. E poi c'è la storia, quella dell'architetto De Luca da Amantea che salverà Nostradamus, la storia, ex detenuto torna in carcere per recitare De Filippo, qui la rappresentazione. Parliamo di PNRR, l'Università Mediterranea si mette a disposizione dei comuni. E poi i trasporti, alta velocità a un binario morto, Bevacqua chiede di incalzare RFI Alzheimer. Amalia Bruni soddisfatta per la nascita dei caffè dedicati. Andiamo direttamente a Vibo Valentia, omicidio dal barbiere al setaccio, il cellulare della vittima, il fatto di cronaca avvenuto nell'ultimo fine dell'anno. E ancora Reggio, politica e pandemia nella città dello stretto, coronavirus, restrizioni e diritti, ancora Italia celebra il secondo anno dalla fondazione, il partito istituisce il servizio di assistenza legale per i sospesi dal lavoro. E poi lo sport, nel calcio dilaga il Covid, la situazione è veramente difficile, colpite le tre calabresi di Serie B. A Reggio ci sono 20 contagiate all'interno della Regina Calcio, a Crotone 11 e a Cosenza 3. Un romanzo di Perry, il discepolo ignoto, metafora del dolore del mondo, e poi la riflessione, affidarsi al pregiudizio e rinunciare alla verità. Lasciamo il quotidiano del Sud, che ritroveremo prestissimo, la regia è affidata anche oggi al nostro Ilario Chiera. Per quanto riguarda i quotidiani calabresi, subito la prima pagina di Gazzetta del Sud. Covid, la Calabria prova a resistere, tasso di positività al 21%, ma tengono le terapie intensive rispetto alla soglia per la zona arancione. Ieri ci sono state altre 5 vittime, la situazione è sempre più difficile. Dopodomani la decisione del super pass al lavoro verso l'obbligo vaccinale, se ne saprà di più in questo inizio settimana. Tre notizie nel taglio alto sono i titoli sottotestata. Calabria, la politica, Partito Democratico in vista delle prossime sfide elettorali, quelli di primavera dove si voterà in diverse città importanti della Calabria, tra cui Catanzaro, verso il congresso il PD, superata la soglia dei 10.000 tesserati. Nicola Irto, candidato unico per la guida del PD in Calabria. Catanzaro, il centrodestra per il dopo Abramo punta su Costa, vedete i primi nomi per quanto riguarda le candidature a Catanzaro, il dopo Abramo sta per iniziare, Aldo Costa corteggiato dai partiti. E poi San Ferdinando, ricominciano le polemiche, la tendopoli ghetto dei migranti, tra impegni mantenuti a metà e accoglienza diffusa mai decollata. Due fotonotizie di centropagina, l'agguato di San Silvestro al Soriano e dunque spazio anche alla cronaca, l'omicidio nel salone del barbiere, il killer ha sparato a volto scoperto. E poi a fianco due lidi divorati dalle fiamme, sempre la cronaca a dominare in apertura, nel Tirreno Cosentino in 24 ore ci sono stati due lidi che sono andati in fumo, Santa Maria del Cetro e Guardia Piemontese, approfondite indagini su questi episodi. Di spalla Curigliano Rossano, ancora attentati, auto incendiate a Schiavonea e Gran Sasso, a Marina di San Lorenzo scorribande notturne in pieno centro e caccia ai teppisti. Catanzaro, guardie mediche, il Codacons ora vuole spiegazioni. A Petiglia, Policastro, olio e castagne per annullare le multe, non fu corruzione, la cronaca giudiziaria in primo piano che analizzeremo all'interno. Parliamo di balneari calabresi, appello alla regione, gli imprenditori di settori in apprensione per il rinnovo delle concessioni in vista della nuova stagione estiva che si annuncia veramente
veramente difficile per i balneari calabresi. Lettera ai presidenti Occhiuto e Mancuso per trovare una soluzione prima dell'estate. E qui vedete l'imprenditoria balneare in ginocchio. Bisogna fare i conti con un futuro veramente incerto. Entro il prossimo anno dovranno essere riassegnate le concessioni. D'Alema vuole rientrare nel Partito Democratico ora che è guarito dal renzismo, ma l'accoglienza è gelida. Letta irritato. Vedete Massimo D'Alema si vuole riprendere il PD, pronto ad archiviare la stagione provvisoria di articolo 1. Per la cronaca, ammazza il figlio di 7 anni e poi tenta di eliminare la moglie, un pregiudicato di 40 anni nel Varesotto. Lasciamo anche Gazzetta del Sud, parliamo di mutazioni però perché c'è una notizia anticipata da Gazzetta, vediamo subito le mutazioni da Covid-19, c'è la conferma per quanto riguarda la variante Omicron, più contagiosa ma pure meno letale. Approfondiremo tra poco questa notizia a pagina 2. Lasciamo Gazzetta, il nostro portale www.telemia.it con le ultimissime, il Covid a dominare il bollettino delle ore 17, però con meno tamponi durante queste festività prettamente natalizie e soprattutto di fine anno. Coronavirus, 793 nuovi casi positivi e 5 decessi in queste ultime ore, il bollettino della Regione Calabria relativo a ieri 2 gennaio. C'è attesa per conoscere il bollettino di oggi, perché ieri sono stati effettuati migliaia di tamponi in Calabria per tanti casi di positività. Zona arancione intanto nei comuni di Campo Calabro, Cinque Frondi, Feruzzano, Galatro, Laurena di Borello, Melicucco, Rizziconi, Rogudi, Rosano, San Roberto, Taurianova. Nella provincia di Reggio Calabria la situazione è veramente difficile in tutti i comuni, ci potrebbero essere altre zone arancione nelle prossime ore. Anche la città di Cinque Fronde zona arancione e naturalmente i contagi che continuano ad aumentare. Lasciamo anche il nostro portale www.telemia.it, le notizie più importanti all'interno dei quotidiani calabresi stanno per essere raccontate a tutti voi che ci state seguendo stabilmente anche in questa prima edizione del nuovo anno del 2022. Analizziamo, approfondiamo i temi che riguardano la lotta al Covid. Andiamo subito all'interno. Nel prossimo Consiglio dei Ministri l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori. Scontro intanto sulla DAD, ci sono tanti punti interrogativi sull'inizio del nuovo anno scolastico per quanto riguarda il dopo Epifania in Calabria. Anche gli esperti sempre più certi che le misure vadano rafforzate e si potrebbe andare in DAD in Calabria, visto l'aumento e le zone arancioni di tantissimi comuni. Il bollettino, il tasso di positività schizza al 22,9%, i nuovi contagi sono 61.046, altre 133 vittime in queste ultime ore, sale il numero dei ricoverati. E poi la scheda, l'approfondimento, nuove misure anti-coronavirus per far fronte alla quarta ondata già attiva, il calendario delle novità dalla capienza al 50% negli stadi all'accorciamento a 6 mesi della durata del certificato verde. Per quanto riguarda invece le altre news, vedete Omicron, gola più colpita, meno danni ai polmoni. Secondo 6 studi sarebbe più contagiosa ma meno letale, dunque quella variante Omicron. Qui la somministrazione di un vaccino ieri nel lab di Siderno guidata dal dottor Pasquale Messiti, oltre 1000 vaccini in una sola giornata. Un centro che funziona veramente benissimo sotto la guida attenta del dottor Messiti. Le messe restano libere da Green Pass, l'approfondimento, un parroco Novax contestato dai fedeli, la CE sposa la linea del Papa, vaccinarsi è un atto d'amore. Continuiamo con quelli che sono i fatti della giornata, naturalmente ci occupiamo anche di politica, sta per iniziare il dopo Mattarella, il messaggio d'auguri dell'ultimo dell'anno, l'ultimo per quanto riguarda il mandato di Mattarella che si è già concluso. Le protagoniste adesso della cultura, una donna al colle, l'appello alle forze politiche, ci saranno riunioni in queste ultime giorni, ci saranno anche in queste nelle prossime ore per quanto riguarda la successione. L'ipotesi Cartabia non sembra comunque decollare, contagi alti, si lavora per permettere il voto regolare. Intanto il caso Salvini contro la maternità surrogata, pronta una mozione della Lega per considerarla un reato.
stato, vedete, il leader della Lega Matteo Salvini in foto. E poi l'approfondimento, il rientro di D'Alema irrita il Partito Democratico. Letta tra i Dem solo passione, dice il segretario nazionale, non particolarmente gradito questo possibile ritorno di D'Alema. Il clima diventa teso nel campo progressista, vedremo meglio quello che accadrà con un partito che è già diviso e naturalmente cerca di riorganizzarsi anche nella nostra regione sotto la guida di Nicola Irto, che si è candidata alla segreteria. Vedremo quello che accadrà. Varese uccide il figlio di 7 anni, poi accoltella l'ex moglie. Cambiamo argomento, la cronaca. Un uomo di 40 anni arrestato dopo la fuga. Il corpo del piccolo nascosto in un armadio di casa. Continuiamo, la donna ricoverata non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Andiamo ad Afghanistan, le famiglie vendono le bambine come spose, popolazione alla fame, decisione estrema. La denuncia di Coldiretti invece, clima impazzito, danni da 2 miliardi per i raccolti nei campi. E poi l'Unione Europea che apre al nucleare e al gas naturale come fonti energetiche a emissione zero. Proseguiamo sempre col quotidiano del sud, questa nuova diretta del 3 di gennaio 2022, la prima di questo nuovo anno, in diretta dallo studio centrale di Roccella. Covid e corsa ai vaccini, ma all'open day c'è un solo medico di servizi al lab del nosocomio Bruzio, quello di Cosenza. E poi c'è la fotonotizia, libere inoculazione rende distanziamento, questo sconosciuto. Il bollettino, i nuovi contagiati sono 793 alle 17 di ieri, registrati anche 5 decessi, numeri stabili in terapia intensiva. Qui intanto vedete un operatore sanitario al lavoro. Calcio, 11 positivi nel Crotone Calcio e altre 3 nelle Cosenza, situazione difficile anche all'interno dello staff della Regina. A Reggio Calabria bollettini da guerra sul territorio, ieri l'ennesima morte in intensiva, aumentano pure i positivi tra gli Amaranto, vedete un reparto di terapia intensiva, lo dicevamo, Regina Calcio deve fare i conti con oltre 20 contagiati. Politica, non solo sanità, la sfida centrale delle ferrovie. Bevacqua chiede al presidente di incalzare RFI sull'accordo di programma, vedete Domenico Bevacqua, cosa e quando verrà realizzato dalla società in Calabria, questo è il punto di domanda. A che punto sono i lavori sulla linea ionica? Ricordiamo che Bevacqua è stato anche capogruppo nel Consiglio regionale della Calabria, nell'amministrazione regionale, quando alla guida c'era Iole Santelli, adesso è Nicola Irto per i banchi dell'opposizione. Catanzaro è già tempo di campagna elettorale. Il centro-sinistra ha 2 candidati, il centro-destra a Naspa. A Catanzaro ci sono grandi manovre in vista del dopo Abramo, ultimi mesi di lavoro per il sindaco. Crotone, crisi, invocati stati regionali del centro-destra per la crisi, consiglieri alla ricerca di nuovi posizionamenti. E qui vedete il palazzo comunale in foto. Proseguiamo, ci sono gli altri fatti della giornata che andiamo ad analizzare, ad approfondire. Subito le pagine Calabria che anticipano i temi tra poco della provincia, dove ci sarà spazio per le notizie che riguardano il comprensorio. A San Ferdinando nella piana la CGIL, chiudete subito i ghetti, Medu chiede di individuare subito immobili pubblici o confiscati. Dopo l'ennesimo incendio alla Tendopoli si leva un coro di indignazione, Dema denuncia istituzioni distratte e ancora vedete le baracche distrutte dal fuoco a San Ferdinando. Sanità, la giunta regionale approva gli Alzheimer Caffè. Il plauso della Bruni, uno spazio di incontro fra i malati e le famiglie. Vedete Amalia Bruni, si è candidata governatrice della Calabria, sconfitta poi dopo l'elezione del 3-4 di ottobre da Roberto Chiudo dal centrodestra. Omicidio di Soriano, indagini serrate, sentite alcuni testimoni al lavoro anche sul telefono della vittima. Vedete la vittima, Giuseppe De Masi, a fianco. Attentati nell'Alto Tirreno, la solidarietà di Magorno, Ernesto Magorno, che è il sindaco di un centro importante come quello di Diamante in Calabria, è stato anche segretario del PD. Catanzaro, il sogno d'Eduardo supera le sbarre, protagonisti gli ospiti ed una compagnia originaria di Pagliarelle. Un successo si legge nel sottotitolo, la felice esperienza del teatro carcere Il Veliero nell'istituto minorile. Vedete la compagnia teatrale Il Veliero Carcere,
carcere, poi saldi invernali. Si inizia la vigilia della Befana e il Codacons scende in aiuto. Iniziano i saldi anche in Calabria, poi Altopiano Silano, Lorica, sole e piste da sci aperta, Valle dell'Inferno, lo comunica Ferrovie. Vedete gli sciatori a Lorica. A Polistena, una delle città più importanti della piana, progettualità senza confronto impensabile. La conferenza dei sindaci boccia il documento sul PNRR delle ASP. Proseguiamo sempre con il Quotidiano del Sud e ci occupiamo adesso della pagina numero 12. Vediamo subito la notizia che riguarda Rogudi, programmazione e investimenti contro le continue emergenze. Qui per Paolo Zavettieri, che è il sindaco del centro di Rogudi nel Regino, vedete il suo intervento all'interno del Quotidiano del Sud di oggi. E poi c'è l'intervista che vi consiglio di leggere, la Mediterranea scende in campo, da Rogudi l'impegno del rettore Zimbone verso i sindaci. Ecco il progetto Agapi, un hub di innovazione a disposizione del territorio. Marcello Zimbone è il rettore della Mediterranea. Tre notizie nel taglio basso. La prima, sindaci e università creano valore aggiunto. Qui Maria Foti, che è il sindaco di Montebello Ionio. Servono idee e talenti per la tutela del territorio. Domenico Penna, sindaco di Roccaforte del Greco. E qui Daniela Artuso, sindaco di Cardeto, per una nuova visione di area grecanica. Andiamo ad occuparci adesso di notizie che arrivano ancora dall'interno con la pagina di Reggio, ma al solito presente nel corso della nostra diretta. Analizziamola subito: politica e pandemia nella città dello Stretto, coronavirus, restrizioni e diritti. Ancora Italia celebra il secondo anno della fondazione. Il partito istituisce il servizio di assistenza legale per i sospesi dal lavoro. Vedete qui l'intervento di Giuseppe Modafferi. Ovazione per l'appello di Monsignor Viganò, democrazia in grave stato di salute. E poi ancora la visita Siclari, il senatore di Forza Italia, al centro vaccinale di Pellaro. Questa visita di Siclari qui con i medici a Pellaro, impegnati con le vaccinazioni. La lettera, oltre 26 giorni di quarantena abbandonati dall'ASP, sottovalutate le reiterate condotte omissive, con ripercussioni sul piano economico e psicologico. C'è l'intervento di Francesca Romeo. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di provincia, subito la parte finale di prima parte della nostra rassegna stampa di inizio settimana, lunedì 3 di gennaio. Non penso a chiusure o lockdown, parla il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, che commenta l'impennata di casi nella sua città, ben 433, valuteremo con ASP e Regione. Quasi tutti i contagiati non presentano sintomi, vedete Giuseppe Ranuccio, il sindaco di Palmi. E qui il palazzo municipale. A Villa San Giovanni una crepa mina la sicurezza del muro di Via delle Filande, a due passi dal comune, un pericolo per il parcheggio nella piazza sovrastante. E poi ancora Monasterace, Vincenzo Racco a fermare il servizio di spalla, ultimo saluto all'ex assessore podista Peppe Palamara. Parliamo di istruzione, uniti per i giovani con un occhio al territorio. Comune di Bova e Istituto Euclide lanciano l'alternanza scuola-lavoro. Ci occupiamo di quelle che sono le notizie che arrivano ancora dalla provincia, da Gioia Tauro, dalla Piana. Caccia ai destinatari della neve. Vanno avanti le indagini dopo il maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro. L'arresto di un uomo della zona confermerebbe il coinvolgimento delle 'ndrine. Dunque, apertura alla cronaca. E qui vedete il container dove era stipata la cocaina che è stata sequestrata. Ad Ardore, ufficio postale, utenti scontenti per i disservizi, uno sportello su tre risulta funzionante. E qui vedete l'ufficio postale di Ardore. Per quanto riguarda ancora i temi che riporta il Quotidiano del Sud, ci occupiamo di sport, oggi al via il calcio mercato. Intanto niente rinvio per la Supercoppa, si gioca. Intanto è ondata di casi Covid in Italia e all'estero, positiva anche Chiellini e Messi, tanti positivi nei campionati di A, B e C. E ricordiamo che si torna in campo il giorno dell'Epifania, niente rinvio intanto, dicevamo, per la Supercoppa che si giocherà a Milano tra Inter e Juventus, decisione all'unanimità del Consiglio di Lega. Inter e Juve si giocherà regolarmente il 12 di gennaio. E qui vedete i due tecnici che stanno preparando la super sfida, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. E intanto il mercato Insigne, Toronto FC sempre più vicino, offerta da 11,5 milioni. Lorenzo Insigne, grande protagonista degli ultimi europei e giocatore di spicco del Napoli di Spalletti.
Tottenham e Conte sogna di riabbracciare Lukaku. Il tecnico del Chelsea non lo ha convocato contro il Liverpool e dunque Conte tenta di avere Lukaku nel suo Tottenham. Poi le calabresi hanno ripreso a lavorare in vista del ritorno in campo, ma c'è il problema Covid per diversi giocatori, si muove anche il mercato, molto attivo il Catanzaro, bene anche il Cosenza. La regina cerca di sfoltire la rosa. Si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa di oggi dedicata al quotidiano del Sud, subito Gazzetta per la seconda parte con quelle che sono le notizie più importanti da analizzare, da approfondire all'interno. Facciamo il punto sulla quarta ondata della pandemia e soprattutto sull'obbligo vaccinale che è sempre più vicino. Vediamo se ne discute mentre il tasso di positività fa un balzo e la Liguria va verso la zona arancione. Invece ci sarebbe già l'accordo sul Green Pass rafforzato per gli impiegati pubblici. Tutti i dati di ieri dicono più 61.046 contagi, un vero record. La pandemia purtroppo avanza, la paura anche Omicron e Delta stanno contagiando centinaia di persone, colpiti duramente bambini e giovani, aggressioni ai sanitari, adesso è allarme. Una vergognosa escalation, i sindacati denunciano. A Roma un paziente ha strappato a morsi una falange a un'infermiera. Israele quarta dose agli over 60, qui si è arrivata addirittura alla quarta dose, si guarda a una possibile immunità di gregge. Gli studi intanto su Omicron, è il virus più rapido della storia umana, facilmente contagiabile, ma sarebbe anche una variante meno letale fortunatamente, che attacca soltanto la gola e non i polmoni. Forti dolori alla gola, bruciore ma non i polmoni, dicono gli esperti. Pagina numero 3. Non un caso isolato, si curava col fai da te, morto 38enne a Forlì. Invece in DAD i non vaccinati, Lega e Movimento 5 Stelle si oppongono, scuola e quarantene in vista dell'inizio della scuola dopo l'epifania. Sulla stessa posizione anche Fratelli d'Italia e sindacati, si chiede piuttosto di intervenire sull'aerazione e sull'uso delle mascherine. Ammessa niente Green Pass, ma qualcuno comunque lo ipotizza mentre i contagi corrono. Andiamo direttamente a Pavia, fa una predica Novax e i fedeli se ne vanno dalla chiesa. Un parroco del Pavese, Don Tarcisio Colombo, era già noto per aver criticato il cattivo modello Creta. Andiamo avanti ancora con Gazzetta del Sud, non tralasciando nessuna pagina, i temi che riguardano l'attualità. Ci occupiamo di politica. D'Alema, Partito Democratico guarito, dice D'Alema dal renzismo, Letta nessuna malattia, pesante botta e risposta tra i due, un'apertura al ritorno che al Nazareno ha provocato irritazione. Movimento 5 Stelle intanto senza il 2 per 1000, il nuovo statuto non passa l'esame. Ritorniamo all'interno del Partito Democratico, un intervento quello di D'Alema considerato un'entrata a gamba tesa nel processo di riavvicinamento ad articolo 1. Vedete Massimo D'Alema, all'esponente di articolo 1, ha replicato duramente e il segretario Letta non sempre particolarmente gradito un possibile ritorno di D'Alema all'interno del PD. Berlusconi, unico rivale di Draghi sulla strada che porta al Quirinale, inizia il dopo Mattarella. E questo l'attuale scenario nella corsa per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Il leader di Forza Italia farà la sua mossa dopo aver osservato quelle degli altri, quindi attenderà la riunione DEM del 13. Da Maraini a Manoia, una donna al Colle, poi si procederà dal 24 con un solo scrutinio al giorno. Il Covid inciderà sicuramente sul voto, secondo una stima gli assenti potrebbero essere 100. Se per eleggere il successore di Sergio Mattarella non basterà la prima fissata da Fico, le altre eventuali votazioni saranno calendarizzate con i capigruppo. Proseguiamo ancora con le altre notizie, pagina numero 5, Domine fa eco questa di cronaca, uccide il figlio di 7 anni a coltellate e poi tenta di ammazzare la moglie. Tragedia a Varese ieri, il corpo del piccolo Daniele chiuso nell'armadio, la mamma fortunatamente non è grave. L'autore è un quarantenne, adesso agli arresti domiciliari che avevo tenuto di poter trascorrere il Capodanno con il bimbo, e esplodono intanto le polemiche. Pur senza una denuncia nei suoi confronti era stato aperto anche un codice rosso per maltrattamenti in famiglia, iniziati già nel 2019.
Delusione e scaffali vuoti dopo un anno di Brexit. In Gran Bretagna il bilancio è negativo. Trump rilancia le accuse, le elezioni sono state rubate. E poi vedete omicidio a Messina in Sicilia. Forse un regolamento di conto, un fatto di sangue. L'agguato nel quartiere di San Luigi, ucciso un 31enne, ferito l'amico che era con lui. Roma, Sudafrica, un incendio distrugge il Parlamento, non si conosce la dinamica del disastro. Per quanto riguarda i temi riportati da Gazzetta del Sud, adesso ci occupiamo di pagine regionali Calabria, il lunedì, edizione regionale di Gazzetta, tra poco chiusura, dedicata anche allo sport, effetto feste, meno tamponi e più positivi. Il tasso anche in Calabria supera il 21%, l'occupazione di posti letto in area non critica e da zona arancione, ma reggono fortunatamente le terapie intensive. A Capodanno altre 5 vittime, Reggio Calabria più 457 casi e di gran lunga la provincia più colpita. Difficoltà nelle prenotazioni dei vaccini online, la piattaforma non sarebbe stata aggiornata. E intanto vedete l'efficacia del vaccino e qui ancora gli hub vaccinali in Calabria, in provincia. Gli attualmente positivi nella nostra regione superano quota 17.000, ricoverati in 340, 28 dei quali in terapia intensiva. A Rosarno tornano i fantasmi nelle strade deserte, pochissima gente in giro, strade deserte, tanta paura non solo a Rosarno ma in diversi comuni della Calabria. La stretta è in vigore da ieri, mentre in troppi ancora non dichiarano il contagio, sono centinaia i contagiati. Farmacie prese d'assalto per acquistare il kit per le analisi fai da te. Qui il presidente della regione Calabria in questo fotino, Roberto Chiuto, ha firmato sabato le ordinanze, ha decretato diversi comuni zona arancione, ne seguiranno altri nei prossimi giorni. Gerace, ANCI, Federsanità, testing in crisi, chiesto alla regione di autorizzare il processamento dei tamponi in tutti gli ospedali. Ad oggi sono troppe poche le strutture autorizzate ad analizzare i campioni. Qui vedete il responsabile regionale Giuseppe Varacale, è stato anche sindaco della città di Gerace, ha scritto al governatore. Riunione operativa a Reggio, il caso delle quarantene infinite, finito al vaglio della task force. Proseguiamo le ultime news, ancora temi regionali Calabria, per occuparci di Catanzaro, la politica, il prossimo voto di primavera, le grandi manovre che proseguono per il dopo Sergio Abramo. Il centrodestra si muove, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia giocano la carta costa. Prime manovre in vista delle elezioni di primavera nel capoluogo. In primavera, lo ricordiamo, gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere sindaco e consiglieri della città capoluogo di regione, ma si voterà in diversi comuni della provincia, del Catanzarese e della Piana. Il partito di Salvini con Filippo Mancuso, convinto di essere primo attore in seno alla coalizione. E intanto Partito Democratico verso il congresso, un partito che cerca di recuperare e soprattutto cerca di trovare nuova linfa in vista di quelle che sono le prossime sfide dopo le tante sconfitte degli ultimi anni. Irto, unico candidato alla segreteria regionale. Raffaele Mammoliti, snodo cruciale per ripristinare i meccanismi democratici del partito. L'obiettivo di Letta è quello di superare le logiche correntizie che hanno creato divisione e tensione. Qui vedete Nicola Irto punta dritto alla segreteria regionale del Partito Democratico per rilanciarlo in Calabria e non solo. Raffaele Mammoliti è l'ex segretario della CGIL, ora siede a Palazzo Campanella. Guardie mediche, cambiamo argomento, chiuse Codacons, il commissario chiarisca. Il vicepresidente nazionale Francesco Di Lieto pronto a denunciare l'interruzione di pubblico servizio. L'importanza delle guardie mediche in Calabria da non sottovalutare. Pagina numero 11. Il killer ha agito a volto scoperto. Parliamo di cronaca. Emergono i primi elementi investigativi sull'agguato di Soriano che è costato la vita al 39enne Giuseppe De Masi. Si ipotizza che l'autore del delitto sia stato svaleggiato da altri soggetti. Testimonianze e date del cellulare al vaglio di Carabinieri e Procura di Vibo. L'agguato Giuseppe De Masi, ucciso come vedete qui all'interno della barberia nel centro storico di Soriano la sera di fine anno del 31 dicembre. E qui la vittima Giuseppe De Masi, assassinato venerdì scorso. Indagini, il procuratore Camillo Falvo coordina l'attività investigativa su questo efferato omicidio.
A Vibo Valentia emergenza carceri, un altro suicidio. Qui vedete Vibo, un detenuto. In queste ultime ore si è tolto la vita all'interno della sua cella. A Crotone, castagne e olio per dimezzare la multa. No, fu corruzione. Lo abbiamo anticipato nei titoli di apertura. La Cassazione si esprime nei confronti di un ex assessore del tecnico comunale di Petilia Policastro. Entrambi sono finiti nell'inchiesta che ha portato a commissariare il comune. Vincenzo Gherardi, qui in foto, ex assessore del comune di Petilia Policastro. Ancora avanti con Gazzetta del Sud, non tralasciando nessuna pagina come al solito, approfondimenti che riguardano le notizie più importanti all'interno. Andiamo a Corigliano Rossano e di nuovo emergenza, 3 auto date alle fiamme in 48 ore, la cronaca dominare. A Corigliano Rossano riprendono le intimidazioni, segnando i primi 2 giorni del nuovo anno. Gli attentati compiuti nell'area di Schiavonia e nel quartiere Gran Sasso, vedete l'ultimo rogo notturno in città, l'autovettura incendiata a Schiavonia. Approfondite indagini su questi episodi. A Cassano, museo e terme, la Sibaritide punta sulle sinergie culturali. Ancora chiuse le grotte di Sant'Angelo, scoperte dagli speleologi singolari cavità carsiche sotto la struttura termale. Nella zona museale allestite le aree multimediali destinate ad entusiasmare migliaia di visitatori. Acquistare alloggi di montagna a Camiglia Telo Silano conviene, la perla dell'altopiano e la località turistica in cui le case costano meno, 715 euro a metri quadri. Nonostante un calo del prezzo del 3% nel 2021 rispetto al 2020, mostra un segno negativo pure la domanda di residenze, meno 21%. Cifre e percentuali cristallizzate in un'analisi dedicata da immobiliare.it alle località più note. Adesso ci occupiamo subito di pagina 13, andiamo a Portigliola, i temi della Locride, prorogato l'accesso antimafia al comune, le verifiche sulle eventuali infiltrazioni al comune di Portigliola, altri 3 mesi di attività per la commissione inviata dalla prefettura di Reggio Calabria, prorogata dunque di 3 mesi la commissione di accesso al comune di Portigliola. La notizia è stata resa nota dal sindaco Rocco Luglio nel corso del consiglio comunale che si è tenuto a fine dicembre. E qui vedete in foto Massimo Mariani e il prefetto di Reggio Calabria ha inviato la commissione d'accesso nel piccolo comune di Portigliola. A Melito Portosalvo, una notte da imbecilli a Marina di San Lorenzo, atti vandalici a ripetizione, presi di mira arredi, impianto di illuminazione e giochi per i bambini. E qui vedete Piazza Santissima Trinità, le tracce del raid vandalico. A Gioia Tauro, a San Ferdinando, incendio nella tendopoli, in fumo anche la Speranza. Migranti nuovamente in condizioni indegne, l'ennesimo rogo rimette a nudo i ritardi e soprattutto i fallimenti. Vedete danni, ma fortunatamente nessuna vittima. Il rogo è divampato nella notte tra il 31 e l'1 di gennaio. A Candidoni, piccolo centro vicino Lauriana di Borrello, isolamenti e tempi lunghi per i soccorsi. Muore un 63enne. Non è bastato il tentativo di soccorso da parte di un ex carabiniere in pensione per salvare la vita a un uomo che a seguito di un malore ha invano atteso l'arrivo di mezzi sanitari in grande ritardo e l'uomo è deceduto. Cirò Marina, camper in fiamme vicino a un distributore, nessun ferito tra i passeggeri. Il Regino Caminiti alla guida della SIOMS, osteoporosi, metabolismo minerale e malattia dello scheletro. La nomina è stata decisa durante il 21° congresso nazionale della società. Per quanto riguarda i temi di Gazzetta del Sud, siamo nella parte finale, ecco la pagina conclusiva, prima dello sport. Lidi in crisi profonda, appello dei proprietari al presidente Roberto Occhiuto, imprenditori calabresi in grande difficoltà. Nel 2023 dovranno essere messe a bando tutte le concessioni balneari, vedete il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso. Attacco agli stabilimenti balneari lungo l'Alto Tirreno Cosentino. A Capodanno 2 strutture distrutte da fuoco, a Guardia e Santa Maria del Cetro. Non si esclude l'origine dolosa degli incendi divampati negli scorsi mesi sul litorale che hanno causato oltretutto ingenti danni. Solidarietà e vicinanza in queste ultime ore sono state espresse dal senatore Ernesto Magorno agli imprenditori. Ernesto Magorno è anche sindaco di Diamante. Cariati, il vescovo missionario
ricordato dai fedeli. Guidò la diocesi di Cariati umbriatico. Monsignore Eugenio Faggiano è oggetto di una causa di beatificazione. Arrende in fiamme un settore della Calabra Maceri. Vedete l'intervento qui dei vigili del fuoco nella zona industriale di Rende. Cumuli di cenere, vedete, un incendio ha divampato ieri a Calabra Maceri, Arrende. E il calcio, lo dicevamo, il mercato, ma soprattutto la Serie A che riparte, una Serie A rimaneggiata per via del Covid. Nei club aumentano i positivi, la Lega non torna indietro. Prossimo turno si gioca il giorno dell'Epifania alle 12.30 all'ora di pranzo, due partite importanti, Bologna-Inter, Sampdoria-Cagliari. Poi nel primo pomeriggio si giocano Lazio-Empoli, Spezia-Verona, Atalanta-Torino e Sassuolo-Genova, al Milan-Roma alle 18.30, la partitissima. Alle 20.45 Juventus-Napoli, ma si gioca anche Fiorentino-Udinese e alle 18.30 Salernitana-Venezia. Dicevamo mercato, oggi alle via i movimenti che riguardano naturalmente le squadre italiane, anche le calabresi che si muovono per quanto riguarda il mercato per rinforzare le proprie squadre in vista della seconda parte del campionato che riprenderà, come dicevamo, il giorno dell'Epifania. Contagi e Covid naturalmente a parte, perché ci sono alti contagi soprattutto all'interno delle squadre calabresi, Crotone, Cosenza e Regina, duramente colpiti, con la Regina con oltre 20 tesserati. Ci fermiamo qui, 13.30 il nostro TG News per tutti i fatti della giornata, per una nostra nuova edizione firmata sempre Telemia. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani. Un ringraziamento per la parte tecnica e la regia ad Ilario Chiera per la messa in onda di questa nuova diretta. Ci ritroveremo puntualmente per i quotidiani calabresi per una nuova edizione, come dicevamo, domani. A tutti voi una serena e felice giornata. Arrivederci. Countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severin Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severin Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti. Perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Circolano troppe fake news. Informiamoci da fonti qualificate. Vacciniamoci e per chi lo ha già fatto, non dimentichiamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Chiedi al tuo pediatra. Fidati. Grazie alla scienza abbiamo vaccini sicuri ed efficaci. Adesso tocca a noi. Perché senza la salute non si lavora. Non siamo soli in questo universo. Siamo sulla strada giusta. Facciamolo per noi.